con Gesù siamo sempre vincitori, giubiliamo nel suo Geremia, capitolo 18. Amen, il Signore sia lodato. Questa è la parola che fu rivolta a Geremia da parte dell'Eterno: alzati, scendi in casa del vasaio, e là ti farò udire le mie parole. Allora io scesi in casa del vasaio, ed ecco, egli stava lavorando alla ruota. Il vaso che faceva si guastò, come succede all'argilla nella mano del vasaio, ed egli da capo fece un altro vaso, come a lui parve bene di farlo. La parola dell'Eterno mi fu rivolta in questi termini: casa di Israele, non posso fare io di voi quello che fa questo vasaio, dice l'Eterno. Ecco quello che l'argilla è in mano al vasaio, voi lo siete in mano mia, casa di Israele. A un dato momento io parlo riguardo a una nazione, riguardo a un regno, di sradicare, di abbattere, di distruggere. Ma se quella nazione contro la quale ho parlato si converte dalla sua malvagità, io mi pento del male che avevo pensato di farle. In un altro momento io parlo riguardo a una nazione, a un regno, di costruire e di piantare. Ma se quella nazione fa ciò che è male ai miei occhi, senza dare ascolto alla mia voce, io mi pento del bene di cui avevo parlato di colmarla. Perciò ora parla agli uomini di Giuda e agli abitanti di Gerusalemme e di cosa parla. Così parla l'Eterno: ecco, io preparo contro di voi del male e formo contro di voi un disegno. Si converta ora ciascuno di voi dalla sua via malvagia e correggete le vostre vie e le vostre azioni. Ma costoro dicono: è inutile, noi vogliamo camminare seguendo i nostri pensieri e vogliamo agire ciascuno seguendo la caparbietà del nostro cuore malvagio. Perciò così parla l'Eterno: chiedete dunque tra le nazioni chi ha udito tale cose. La Vergine di Israele ha fatto una cosa orribile, enorme. La neve del Libano scompare mai dalle rocce che dominano la campagna? O le acque che vengono da lontano, fresche, correnti, si asciugano mai? Eppure il mio popolo mi ha dimenticato. Offre profumo agli idoli vani e lo hanno fatto inciampare nelle sue vie, che erano i sentieri antichi, per seguire sentieri laterali, una via non appianata. E per fare così del loro paese una desolazione, un oggetto di continuo scherno, al punto che tutti quelli che vi passano rimangono stupiti e scuotono il capo. Io li disperderò davanti al nemico come fa il vento orientale. Io volterò loro le spalle e non la faccia nel giorno della loro calamità. Essi hanno detto: venite, tramiamo macchinazioni contro Geremia, poiché l'insegnamento della legge non verrà meno per mancanza di sacerdoti, né il consiglio per mancanza di saggi, né la parola per mancanza di profeti. Venite, colpiamolo con la lingua e non diamo retta a nessuna delle sue parole. Tu dunque, Eterno, rivolgi a me la tua attenzione e ascolta la voce di quelli che contendono con me. Il male sarà forse reso in cambio del bene, poiché essi hanno scavato una fossa per me. Ricordati come io mi sono presentato davanti a te per parlare in loro favore e per allontanare da loro la tua ira. Perciò abbandona i loro figli alla fame, dalli in balia della spada, le loro mogli siano private dei figli e rimangano vedove, i loro mariti siano feriti a morte, i loro giovani siano colpiti dalla spada in battaglia. Un grido si oda uscire dalle loro case quando tu farai piombare su di loro all'improvviso le bande nemiche, poiché hanno scavato una fossa per catturarmi e hanno teso dei lacci ai miei piedi. Tu, Eterno, conosci tutti i loro disegni contro di me per farmi morire.
non perdonare la loro iniquità, non cancellare il loro peccato davanti ai tuoi occhi, siano essi abbattuti davanti a te. Agisci contro di loro nel giorno della tua ira. Amen. Fin qui la parola di Dio. Accomodatevi, fratelli. Gloria al Signore. Un messaggio forte da parte di Geremia che risulta essere realmente tanto provato, molto provato da quello che sta vivendo. Addirittura ad un certo punto Geremia comprende che c'è una congiura contro di lui, e colui che pregava per, insomma, i suoi nemici, Dio gli aveva detto di non pregare più in favore dei suoi nemici perché essi avevano un cuore indurito. E ad un certo punto Geremia presenta la sua causa davanti al Signore e gli dirà, insomma, quello che abbiamo letto poi nell'ultima parte di questo capitolo. In maniera particolare, vedete, c'è una dichiarazione generale del modo in cui Dio si comporta con le nazioni, con i regni, con le persone, con le anime, con le vite. Egli è nei cieli e fa tutto ciò che vuole, fratelli. Notate che ad un certo punto parla e dice che coloro che seguono il bene, insomma, avranno misericordia, ma sicuramente, ecco quante volte abbiamo parlato del piano di Dio che si interrompe dinanzi ad una volontà nostra ostile. Se Dio ha un piano positivo per te, ma tu ti converti al male, ecco, quel male sarà la causa della tua rovina e il piano di Dio non si adempirà più nella tua vita. Così come invece se tu sei nel male e ti converti al bene, rientri nel piano di Dio e Dio adempie il suo piano nella tua vita, un piano di grazia, di misericordia. Ma in maniera particolare, vedete, tutto si fonda su questa visione iniziale che Geremia ha. Geremia, è scritto nella parola del Signore, viene mandato dal vasaio. Noi analizzeremo in questa sera, vedrete che è tutto collegato dall'inizio alla fine, analizzeremo in maniera particolare perché Geremia è stato mandato dal vasaio. Analizzeremo la figura del vasaio e analizzeremo l'atteggiamento del vasaio. E in questo modo noi capiremo anche cosa il Signore desidera dire alle nostre vite. Perché Geremia è mandato dal vasaio? Notate che è scritto che Dio disse a Geremia: alzati, scendi in casa del vasaio e lì ti farò udire le mie parole. Alzati, vai dove io ti sto mandando e lì tu udrai le mie parole. Vedete, fratelli, mi ha fatto tanto pensare questo verso meraviglioso. Il profeta mandato in casa del vasaio non per predicare un sermone, ma per preparare un sermone. Notate la delicatezza della parola di Dio. Scendi in casa del vasaio ed io ti farò udire le mie parole. Non è andato lì a predicare, ma è andato lì ad essere preparato per una predicazione. Non è andato lì per annunciare, ma è andato lì per ascoltare, per vedere, per toccare con mano. E notate che questo apre dinanzi a noi diversi scenari. Talvolta Dio ci fa attraversare delle situazioni non per predicare, ma per preparare dei sermoni, non per insegnare, ma per ricevere insegnamenti. Ecco, questo verso è importante per comprendere che, fratelli cari nella grazia, se noi diciamo a Dio: Signore, guidami dove tu vuoi, fa di me ciò che vuoi, poi il Signore ci guida, magari per sentieri tortuosi, magari per sentieri strani alle nostre vite, così come quello di Geremia alla casa di un vasaio, strano ma vero. Dio ha detto: vai là,
perché è lì che Geremia ascolterà le parole del Signore. E quelle parole saranno poi utilizzate da Geremia nella sua vita. Talvolta il Signore ci manda in luoghi ignoti, ad attraversare circostanze strane, a volte anche difficili, magari non per portare un sermone, ma per ricevere insegnamenti. Un giorno mi fu chiesto da un giovane di questa comunità, dice: ma tu come te le prepari le prediche? Mi confesso, ci sono tanti modi, non so gli altri pastori, ma io vi dico il mio, va bene? A volte, insomma, leggendo tanto, sempre, spesso, a volte mi concentro su un concetto che desidero rappresentare poi alla Chiesa. In altre occasioni ne traggo l'opportunità dall'andamento della Chiesa stessa, quindi sulla base dell'andamento della Chiesa comprendo da parte del Signore che c'è bisogno di una parola specifica. Talvolta un argomento lo sento spesso dinanzi a me, mi perseguita nel vero senso della parola, a volte un versetto sento risuonare del continuo, talvolta mi alzo di notte, insomma, per poter sedermi, scrivere quello che di getto, insomma, ho nel mio cuore, e il più delle volte mi trovo in circostanze che mi fanno riflettere ed inducono la mia persona alla riflessione, alla meditazione. Cioè, talvolta noi già conosciamo tante cose, ma il fatto di viverle ci permette di rifletterci meglio sopra, di meditarle meglio. E allora succedono delle cose in farmacia, succedono delle cose intorno a me, e comprendo che veramente apro gli occhi, insomma, dinanzi a realtà che magari avrò visto centinaia di volte, ma che Dio mi illumina in maniera particolare e desidero proporre anche alla Chiesa. Poi ci sono sicuramente altre metodiche, ma fratelli, quando ci troviamo in una circostanza o quando ci troviamo in una situazione, non per forza noi dobbiamo dire: Signore, perché? O Signore, liberaci. Ma forse la preghiera più giusta è: Signore, insegnaci. Forse questa è la preghiera più giusta. Signore, dove io mi trovo, fammi comprendere. Perché se Dio lo ha permesso, è affinché tu possa ascoltare le sue parole. Geremia, scendi, va in casa del vasaio e è scritto: là ti farò udire le mie parole. Talvolta non le udiamo in tante occasioni e allora Dio ci conduce lì dove dobbiamo ascoltare le sue parole. Perché Geremia andò dal vasaio? Per questo motivo. Il vasaio. Cosa ci ritroviamo in questa figura meravigliosa? Fratelli, il profeta osserva, avete letto, quante volte l'abbiamo letto questo testo? Io, notate, la descrizione, no? Sembra quasi viverla, no? Quando lo leggete lo vivete pure voi, ditemi amen. Lo vivete pure voi, gloria a Dio. Dice: io scesi in casa del vasaio ed ecco, egli stava lavorando alla ruota e il vaso che faceva si guastò, come succede all'argilla nella mano del vasaio, ed egli da capo fece un altro vaso come a lui parve bene di farlo. Allora qui potremmo dire veramente tante cose, fratelli. Quando l'argilla risultava troppo rigida, oppure all'interno dell'argilla c'erano delle scorie, delle pietre, non so, oppure per qualche altra ragione questa argilla si guastava, il vasaio aveva la necessità di cambiarle forma
e più la plasmava, più la plasmava, più quell'argilla si ammorbidiva e la forma che desiderava darle la otteneva. Ad un certo punto notate che tutto si concentra attorno a questa domanda, che da un lato è una domanda positiva, va bene, dall'altro lato a volte mi fa vergognare. A un certo punto la parola dell'Eterno mi fu rivolta in questi termini, versetto 6, casa di Israele, non posso fare io di voi quello che fa questo vasaio? In poche parole, fratelli, Dio dice, posso essere Dio? Mi consentite di essere Dio? Posso fare di voi quello che questo vasaio fa all'argilla? Posso permettermi di operare nella vostra vita? E se da un lato è positiva questa cosa, Signore grazie, dall'altro penso che veramente tante volte dovremmo avere vergogna per non consentire a Dio di operare come gli pare bene di fare nella nostra vita. Il Signore ha abilità e ha autorità, ecco il motivo di quella domanda, incontestabile nel formare e nel modellare regni, nazioni, vite e di assecondare tutto per i suoi progetti. Egli ha potenza e ha autorità ed ha capacità di poterlo e di saperlo fare. E c'è, sapete, poi leggeremo anche dei testi, non vi preoccupate, ma c'è una sostanziale differenza tra questo vasaio e il sommo vasaio, che ancora di più ci deve far comprendere che egli ha abilità, potenza di poter fare ogni cosa nella nostra vita. C'è una sostanziale differenza che è il motivo per cui Dio ha il diritto di fare di noi ciò che Egli vuole. Il vasaio dona la forma, ma il sommo vasaio non solo dona la forma, ma dona pure la sostanza. Ed è una differenza sostanziale. Fratelli, se il vasaio dona la forma, il sommo vasaio dona forma e sostanza. Dio non solo ci ha creati, ma Dio può fare del nostro cuore ogni cosa. Dio può fare della nostra anima ogni cosa. Dio può imprimere in noi la sua immagine. Egli produce in noi la sostanza, non solo la forma, e questo autorizza Dio ad esercitare, oh Signore aiutaci, dovrebbe farlo, esercitare una sovranità incontestabile su di noi, perché quello che noi siamo e quello che noi abbiamo è dato dall'alto, fratello, perché Dio forma e crea sostanza. Eppure tante volte questo non accade. Questa autorità e sovranità che Dio dovrebbe avere tante volte viene contestata dalla creazione, viene contestata da noi. È vero, questo vaso ci parla di nazioni, di regni, ma anche di vita, di giorni nostri, di tempi, ci parla di circostanze. Fratelli, Dio dovrebbe avere una sovranità incontestabile nella nostra vita. Leggiamo Isaia capitolo 54 versetto 8, legge Giovanna. Dice il Signore, il tuo Santo Dio.
Gloria a Dio. Leggiamo anche quest'altro testo nella parola di Dio. Rileggiamo il versetto 6 di questo testo, Isaia capitolo 18, Geremia capitolo 18, perdonatemi, legge Rachele. Geremia capitolo 18, rileggiamo questo versetto 6, perché da quello che abbiamo letto in un testo e da questo versetto coglieremo ciò che dobbiamo imparare dal vasaio. Amen. Notate, fratelli, abbiamo letto due testi. Uno che ci dichiara l'amore eterno di Dio verso di noi in una pietà mirabile, in una misericordia verso di noi. E poi l'altra domanda che ci stiamo ponendo, centrale nel nostro studio che stiamo tenendo, in cui il Signore pone una domanda. Cosa dovremmo imparare? Dovremmo imparare sostanzialmente due cose. Dovremmo imparare a non contestare, prima di tutto, a non contestare dinanzi alla volontà di Dio. Fratelli, se io credo che Dio è amore, perché la Bibbia così me lo dice, no? Se io ci credo veramente, e se è scritto che Egli ha un amore eterno verso di noi, io non posso contestare la volontà di Dio, perché la sua volontà è per il mio bene, nel suo amore eterno è per il mio bene. Allora io credo che sia motivo per cui ho utilizzato questo termine duro ma veritiero, anche vergognoso, che noi dobbiamo farglielo chiedere al Signore: posso essere il vasaio nella tua vita? Posso essere Dio nella tua vita? Se noi abbiamo realizzato Gesù come personale salvatore, questa domanda già ha la sua risposta. Fratelli, questa domanda non dovrebbe essere posta, perché nella verità dei fatti Dio già ha il potere nella nostra vita. Eppure Dio lo domanda, significa che qualcosa ritrova nei nostri cuori che non è ancora completamente soggetto alla sua volontà. Se noi siamo suoi, se noi siamo sua proprietà, gregge di cui ha cura, e se noi crediamo che Dio ci ama, per quale motivo ancora non diamo tutto nelle mani del Signore e ci fidiamo della sua volontà? Per quale motivo tante volte diciamo: Signore, perché? Signore, perché? Contestando con Dio. Leggiamo Romani capitolo 9, versetto 20 a 21, legge Ida. Romani capitolo 9, versetto 20 a 21. E poi Giuseppina preparerà Isaia 45, versetto 9. Amen. Notate, ma piuttosto uomo, chi sei tu che replichi a Dio? Egli è il padrone dell'argilla. Leggiamo anche Isaia 45, versetto 9. Amen. Guai a colui che contesta. Noi impariamo da questa domanda che non dobbiamo contestare con il nostro Creatore. Dinanzi a questo, noi abbiamo, fratelli, la possibilità di lasciare fare a Dio, oppure la possibilità di lasciare fare a noi stessi. Notate, ecco il collegamento. Versetto 12. Dirà il popolo: costoro dicono, è inutile, noi vogliamo camminare seguendo i nostri propri pensieri,
Vogliamo agire ciascuno seguendo la caparbietà del nostro cuore malvagio. Questa è la prima possibilità. E l'altra possibilità è invece lasciare a Dio il pieno comando, non contestare, ma rimettersi nella volontà del Signore. Eppure tante volte noi rientriamo in questa prima possibilità, contestatori. Dimostriamo ostinazione verso le cose di Dio. A volte, sapete, fratelli, vi dico prima cosa significa ostinazione: carattere e atteggiamento di chi è ostinato, intesi sia come irrigidimento caparbio in un'idea, un proposito, un comportamento, sia come perseveranza e fermezza in ciò che si pensa bene. Allora tante volte si è ostinati, cioè che succede? Io penso che quella cosa sia bene e allora non mi lascio coinvolgere e guidare dallo Spirito Santo, da Dio, non rientro nella volontà di Dio, ma faccio io, perché penso che così, e rimango fermo nei miei comportamenti, nei miei atteggiamenti, nelle mie idee. Signore, aiutaci ad arrenderci nelle tue mani. Abbiamo detto con i giovani nell'ammaestramento che amore, prima di ogni altra cosa, ha un significato: dare la propria vita per l'altro. Prima di ogni altra cosa. Qualcuno ha detto: significa rispetto? No, perché rispetto tu lo manifesti anche con chi non ami. Qualcuno ha detto: significa insomma quest'altra cosa o quell'altra cosa? No, dare la propria vita per l'altro. E Gesù lo ha fatto. E noi, fratelli e sorelle, se diciamo di amare Dio, il nostro io è abbassato e Dio ha il completo controllo. Allora io non contesto il mio creatore. Signore, aiutami. Eppure vedete invece l'atteggiamento di Geremia, che mi pare un altro atteggiamento. Notate come dice al versetto 19: tu dunque, Eterno, rivolgi a me la tua attenzione, come quella che fa il vasaio, che guarda quel vaso. Guardami, opera. Se vedi che qualcuno è contro di me, tu sei il mio protettore, tu sei il giudice, tu sei colui che opera. Se c'è qualcosa dinanzi a me, tu sei la mia guida, tu sei il vasaio, io sono l'argilla. Signore, la tua attenzione rivolgila a me, metti lo sguardo su di me. Gloria al nome del Signore. Signore, aiutaci a non essere ostinati, ma a rientrare nella tua volontà. E la seconda cosa che impariamo è non nascondere nulla al Signore, sempre per lo stesso motivo. Quando dice questa domanda: casa di Israele, posso fare di voi quello che fa questo vasaio? Voi mi dovete dire una cosa, fratelli. Quando, non so, avete mai visto un vaso? Penso di sì. Quanti non hanno visto un vaso? Meno male, nessuna ezzamana, avete visto tutti un vaso. Il vaso, voi lo vedete esternamente. Se volete vederlo internamente, fate un po' di luce e scoprite anche internamente cosa c'è. Allora, sapete molti cosa fanno al vasaio? Pensano che egli non è il sommo vasaio. Se Dio ci ha dato forma e sostanza, fratelli, egli guarda anche ciò che noi talvolta nascondiamo, perché noi siamo vaso e lui è il vasaio. Allora, casa di Israele, posso essere io quello che posso fare di voi quello che fa questo vasaio? Guardarvi, scrutarvi, illuminare. Isaia capitolo 29, versetto 14 e 15 legge Giada: in mezzo a questo popolo io continuerò a fare delle meraviglie. Amen. La saggezza dei suoi saggi finirà e l'intelligenza dei suoi intelligenti sparirà. Guai a quelli che stanno lottando dal Signore in modo profondo. Notate. Leggi anche il 16. Che perversità è la vostra,
Amen. Notate, abbiamo notato cosa impariamo dal vasaio. Non possiamo contestarlo, non possiamo nascondergli nulla, perché egli è il vasaio. Signore, grazie anche per questo. E notiamo in ultimo l'atteggiamento del vasaio. Fratelli, avete visto come questo vasaio, vedendo il vaso mentre stava lavorando alla ruota che si guastò, come succede all'argilla nella mano del vasaio, egli da capo fece un altro vaso come a lui parve bene di farlo. Ecco, vedete fratelli, noi vediamo da questo atteggiamento traiamo non solo degli insegnamenti, ecco, dal motivo per cui Geremia fu mandato, dalla persona del vasaio, ma noi traiamo insegnamento anche dall'atteggiamento del vasaio, un atteggiamento particolare. Dio, come questo vasaio, distrugge e crea per uno scopo. Questo è il primo insegnamento che vediamo dall'atteggiamento di questo vasaio. Allora, fratelli, anche nella vostra vita, nella nostra vita, Dio distrugge e crea sempre per uno scopo. Proverbi capitolo 16, versetto 4, è scritto: il Signore ha fatto ogni cosa per uno scopo. Egli distrugge e crea per uno scopo, perché ha fatto ogni cosa per uno scopo. E allora potrebbe gettarci via, oppure potrebbe distruggerci e tirarne fuori un altro vaso. E la scelta di Dio dipende sempre dalla nostra scelta. Perché, fratelli, se noi gli diamo possibilità, Dio non ci getta via, ma ci prende, ci distrugge e poi ci ricostruisce. Ma se noi non gli diamo possibilità, noi siamo la causa del gettare via. Il vaso ha uno scopo e la sua forma lo abilita per quello scopo. Ecco perché il Signore tante volte deve distruggere e ricostruire. Lo abilita per quello scopo. E l'argilla più si impasta, più diventa morbida e pronta per essere formata e disegnata bene. E talvolta il nostro cuore è duro, era duro, è duro ancora tante volte, eppure lo Spirito Santo, per compungimento, attraverso la parola di Dio, ammorbidisce i nostri cuori. E allora Dio ci plasma, ci forma. Oh, il Signore attraverso una circostanza ci distrugge per ricostruirci come Egli desidera, perché Dio distrugge e crea per uno scopo, per darti la forma che sarà poi utilizzata per quello che Egli ha in programma per te. Il Signore, notate quest'altro insegnamento, la modella. L'argilla aveva delle scorie e il vasaio la modella, poteva prenderla, gettarla via, poteva insomma toglierla di mezzo, eppure la modella. E allora ecco Lamentazione capitolo 3 versetto 22: è una grazia del Signore che non siamo stati completamente distrutti, le sue compassioni non sono esaurite. E se anche, ecco, gli altri ci allontanano, ci buttano, Dio si avvicina a noi, sempre per modellarci. Le sue mani sono su di noi. Amen, fratelli, che bello. Quando uno nel mondo sente "le mani sono su di me", è grave. Ma nel mondo spirituale "le mani di Dio su di noi" è qualcosa di meraviglioso. Signore, poni le tue mani su di noi, modellaci. E notate anche quest'altro principio meraviglioso, quest'altro ultimo insegnamento, e poi ancora preghiamo il Signore.
Il Signore non rattoppa, ma ricrea. Dio poteva mettere una pezza, oppure quel vasaio, in qualche modo, vedendo che il vaso era guasto, poteva aggiustare solo una parte. No, non vuole rattoppare, vuole ricreare. E questo è il principio cardine della salvezza, che Dio non rattoppa, fratelli, cancella, butta a terra e poi ricostruisce. E questo rappresenta l'opera che Dio compie nella nostra vita. Il Signore non rattoppa niente, fratelli. Dio crea, ricrea nelle nostre vite. A me, quando questo vaso veniva distrutto e poi ricostruito, veniva subito in mente quando Saulo da Tarso fu atterrato e poi rialzato. Una vita distrutta e poi ricostruita. Non c'è un rattoppamento, c'è una trasformazione, c'è una ricreazione, non ricreazione, ricreatività, un ritrasformazione, una creazione da capo. Gloria a Dio. L'esperienza di salvezza ci parla di questo, la vecchia creatura che diventa nuova creatura. Ma questa è l'esperienza di ogni cristiano, di ogni figlio di Dio, davanti a tante cose. Dove Dio chiude, egli ricrea. Dove Dio distrugge, egli ricrea. Dio non rattoppa niente, fratelli, ricrea. Egli lo fa per le nostre vite, nelle nostre vite, attraverso le nostre vite. Dio ricrea. Allora, vedete, abbiamo colto degli insegnamenti da Geremia, che va dal vasaio, e dall'atteggiamento del vasaio. Noi, basandosi su tutti questi insegnamenti, che veramente sono tanti, ma ognuno ci ha dato un modo per poter crescere, noi vogliamo chiedere al Signore: Signore, fammi essere argilla, perché, fratelli, non abbiamo la capacità di essere argilla, altrimenti Dio non ce lo domanderebbe. Posso fare io di voi, casa di Israele, quello che questo vasaio fa con l'argilla? Posso fare io di voi quello che fa questo vasaio? Signore, fai di me ciò che vuoi. Chiniamo i nostri capi, preghiamo il Signore.